Cavoli, voglio sbloccare Geralt, ma ci vorrebbe un vero eroe, tipo Super... Deadpool! Wade? Sì, mi chiamo ancora così. Ma perché ogni volta che chiedo un eroe vieni fuori tu? Io sono un eroe. E da cosa dovrei capirlo? Beh, per esempio dal mantello. Ma come il mantello? Certo, devi essere una persona che non sia un eroe che abbia il mantello. Dottor Destino, Dottor Misterio, Taskmaster... Avevo detto una, comunque sono solo degli incompresi. Sì, certo, comunque in ogni caso non sei proprio un eroe, quindi per favore sloggia. No, aspetta, però guarda, adesso fare anche la fusione. E con chi? Ma con uno mio amico invisibile, quindi non puoi vedere la differenza. Beh, guarda, sono anche un perfetto All Might. Che tristezza, comunque non basta. Aspetta, però posso essere un supereroe delle canzoni. Senti questa, l'ho cantata a Thanos. Aiutami a sparire come cenere. Saresti da prendere a Sanremo, in ogni caso non ci siamo. Però con me farei molte più views. Bella ragazzi, lasciate un bel like se vorreste un altro episodio con Deadpool. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se volete supportarmi, è gratuito, io sono contentissimo. Ah, e aggiungete il mio codice creatore sul negozio di Fortnite, divano 994. Vittoria reale garantita! Ah, e volevo ringraziare, prima di andare avanti, Nicolò Rolino, che mi ha regalato un super grazie, e io ti ringrazio tantissimo. Se vorreste farlo anche voi, basta cliccare qua sotto dove c'è il cuore con il dollaro. Io ve l'ho detto, poi fate voi. Oh, incredibile, come si spammi sempre. Come, scusa? Niente, parlavo tra me e me. Sì, certo, comunque prima missione. Non lo so, aspetta, fammi vedere dal menu. Iniziamo alla grande, qua questo non sa neanche cosa deve fare. Direi di partire dalla più facile. Cioè? Fare un emoji nella sala del trono. Cosa? Ma il tizio del castello si sentirà preso in giro e ci ammazzerà di botte. Tranquillo, ne useremo una rispettosa. Ah beh, dai, allora meno male. Oh, guarda che bel trono, adoro. Ma perché mi fido? Oh no, lui non adora. Attento. Aia, cattivone. Lo sapevo che andava a finire così. Ma di cosa ti lamenti? Un obiettivo l'abbiamo fatto. Sì, ma in che modo? Vabbè, sono dettagli. Siamo nei dettagli. Ma sei risceso lì? Eh sì, uno degli obiettivi è far fuori un boss e io altri non ne conosco. Nemmeno io, purtroppo. Dobbiamo scovarlo. Sì, ma come? Ovviamente diventando il re della cittadella. Ha! Non finirà bene sta cosa. Eccolo lì, ehi, testa di elmo, prendi questa excaliburata. Wow, forse funziona. Ehi, metti giù quel martello che ti credi torre. Adesso comincio a pensarlo meno. Attenzione, arriva un altro. Aia, traditore. Sempre peggio. Ok, la terza è la volta buona, me la sento. E anche la terza finale di Champions nella Juve, lo dicevo. Sarà diverso, stavolta avremo un attacco da Galacticos. Ne hai fatto fuori uno. Che ti dicevo? Sì, ma il boss è l'altro. Tranquillo, lo scudo proiettivo. Non protegge nulla. Per forza, non sei mica Capitano America che glielo tiri addosso. Devi sparare. Lo so, non vedi che siete già pensando? Cavolo, ci sta anche riuscendo. Basta solo che non provi a... Aio! Fare questo, immagino. Ok, a mali estremi, estremi rimedi. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Non ci credo, tutta la roba di Dragon Ball. Ah, preparati a fare la fine di Freezer, Cell, Cooler e altri nemici dei vegetali. C'è solo un problema. Cioè? L'ha già fatto fuori qualcuno. No! Mi disp... va bene, allora mi sfogo sull'hamburger medievale. Attento! Oio! Cavoli, non l'ha presa bene, eh? Ok, ora basta. È il momento del metodo Deadpool. Farsi massacrare di botte? Perché per adesso è questo quello che hai fatto. Ah, simpatico. No, no, prima di tutto mando il facco per capire dove sia il nemico. Ah, ho capito. Poi elabori una strategia. No, faccio l'infame e rubo l'eliminazione all'ultimo. Ciao, bello! Grande, ha funzionato. Ma non hai contato una cosa. Cioè? L'effetto vendetta. No, dai, calma, non hai neanche la maschera. Ecco, infatti è finita male, come al solito. Ottimo, sta andando alla grande. Sì, ma siamo alla sesta partita e ci mancano ancora 3 obiettivi. Pazienza, giovane Padawan. Guarda lì, piuttosto. E ha preso grande. Sì, bravo, ma ora attiva le taglie. Ma guarda, io sono una L sopra e un XL sopra. Ma no, così hai capito, non quelle taglie. Le taglie dove devi far fuori la gente. Ah, quella, perfetta, attivata. Ok, dobbiamo trovare quel PG. Beh, intanto abbiamo sbloccato un obiettivo, yeah. E grazie, quello si faceva praticamente da solo. Ok, adesso troviamo l'obiettivo io. Ma magari pensiamo anche agli altri, eh? Stavolta ce la faccio, la vedo. La punto è... Oh! E ti frega puntualmente. Bene, ci siamo, eccolo davanti. Oh no, l'ho già fatto fuori. Vabbè, conta comunque. Ah, allora grazie mille, amico. Oh, yeah.
io. Questo taglio non va troppo d'accordo, eh? Bene, siamo alla nona partita. Vantiamocene, mi raccomando. Obiettivo davanti a noi. Ti prego, stavolta piglialo. Colpo è preso. Sì, vai. Cavoli, Excalibur ogni volta scatta in ritardo, peggio del VAR. Bene, ne manca uno. Sembra essere con la skin di Piccolo, non dovrebbe essere difficile da trovare. Fatto. Cosa, davvero? Beh, sì, l'hai già fatto fuori. Ah, vabbè, ottimo. Oh no, però non anche me, aio. Ormai dovresti essere anche abituato. Sì, effettivamente non ci faccio neanche più troppo caso. Beh, non resta che... rubare il martello alla cittadella. Sì, ci sta. Cosa? Nessuna obiezione. Servirebbe. E poi in ogni caso non conosco altre armi fisiche al momento. Ah, bene, l'ho anche trovato subito. Meno male. E allora comincio a colpire. Ha! Ottimo, avanti così. Uguale anche questo. Dai, manca un colpo solo. E... sì, ottimo lavoro. Grazie. Oio, mi sparano. Difenditi presto. Prendi questo, oio. Spero non si sia schiacciato un piede da solo. No, tranquillo. E comunque ti presento una persona. Ehi, che ci faccio qui? Geralt. Vano, sei tu? Certo, amico mio. E sì, raga, io e Witcher ci conosciamo. Trovate tutto nel mio libro. Strano luogo questo. Ah, guarda, puoi dirlo forte. Sì che io ne ho girati, eh. Ah, lo so bene. Fammi indovinare, hai sentito le mie storie da ranuncolo il bardo? Sì, si può dire di sì. Per caso hai visto una strega di nome... Yennefer, con occhi viola e una specie di potere di fuoco? Sì, esatto. No, mi dispiace, no. Ah, capisco. E una ragazza bionda? No, ti fermo subito, non c'è neanche lei. Forse è meglio così. Comunque sembra che anche qui non siete messi male a mostri. Ah, puoi dirlo forte, sono una bella rottura. Ah, a proposito. Anche i mutanti non scherzano però, eh. Vorrei fare una sfida con te. Con me? No, io ti parlo del Witcher. Che genere di sfida? Molto semplice, chi fa più taglie vince e diventa il Witcher di questo mondo. Ma non ti è bastato prenderle prima? Prenderle? Guarda che quello era solo un riscaldamento per Witchpool. Oh mamma, si è pure cambiato il nome. Allora accetti? Se no chiedo al cast del Signore degli Anelli. Che battutona! Non so di cosa tu parli, ma accetto la sfida. Sarà un'occasione per vedere questo nuovo mondo. Perfetto, allora appena puoi, Jerry. Ok, allora andiamo con la prima taglia. Yes, Jerry, attento però, usa la pistola che c'è un nemico. Oh, ma che cavolo di armi sono? Cosa vuoi dire? Non mi piacciono le vostre armi, non mi trovo. E cosa vorresti usare? Non posso usare la spada. Certo, per poterlo fare puoi farlo, ma dopo potresti fare anche una brutta fine. Non avete anche armi normali? Beh, ci sarebbe il martello. Me le farò andare bene. Ottimo, anche perché sennò la vedevo grigia. Questa è una pozione da Witcher? Più o meno, la differenza è che è da scudo e non ti fa quella brutta reazione agli occhi. Va bene. Hai attivato la taglia? Sì, esatto, ora lo trovo e... niente da fare. Cosa? L'hanno già rubata? Eh già, ma attento che arriva gente. Non mi avevi parlato dell'arco? Non ci avevo pensato, comunque funziona, eliminato. Ok, ora pensiamo al prossimo. Allora, più che un Witcher sembra Legola. Uno strano mostro verde davanti a me. E Hulk, attento. Tranquillo, non c'è problema. Ah, perfetto. Neanche i raggi gamma resistono alla puzza. Non c'è un arco un po' più decente? Arriva subito. Già meglio. Non è mai troppo contento, eh. E va bene, prendi questo. Siamo a 5. Per Deadpool non sarà facile. Rimaniamo concentrati, la partita non è finita. Vedi altri mostri? Ce n'è uno con delle ruote. Ma no, tranquillo, è solo un nemico in moto. Beh, se dici così, allora piazzo lo scudo. No, attento, ho fatto lo stesso errore quell'altro. Oh no, ha superato il campo magico. Bene, andiamo alla grande come sempre, devo dire. Ok, Gerrino, ora fai spazio al vero eroe di questo video. Io? No, io, mi pare ovvio. Lo so, era uno scherzo, non avevo dubbi. Forza, spacchiamogli. Allora? Spacchiamo il record. Cosa hai capito? So bene cosa ho capito, tranquillo. Che bene, prima taglia attivata. Speriamo non sia l'unica. E completata, sono un grande. Ma se non hai fatto niente. Però io l'ho attivata. Ti va bene che a quanto pare il gioco la conti comunque. Attenzione, nemico davanti. Sei stato deadpoolizzato. Ma non esiste neanche come termine. Bene, ho già attivato la seconda. Perfetto, ottimo. Vedi di non fare come prima, eh. Ehi, che colpa ne ho io se la gente mi vuole aiutare? Sì, guarda, proprio per quello che ti rubano le taglie. Ma guarda, proprio la persona che cercavo. Sei stata tagliata. L'hai capita? Purtroppo sì. Dai, attiva la prossima. Aspetta, prima voglio riprovare questo. Smash. All for one. E one for all. No, ma io stavo citando Bernardeschi. Ok. Ma no, quello dove è sbucato. Oh, ma guarda. Lo sapevo che alla fine ho vinto io. Ma cosa dici? Se Jerry ne ha fatti fuori un sacco. Sì, ma non erano taglie. E ti ricordo che la gara era sulle taglie. Vabbè, dai, ma cosa vuol dire? No, aspetta, Vano ha ragione. Cosa? È colpa mia, sono stato poco attento. È giusto così. E vai, allora sono io il Witcher di Fortnite. Beh, a sto punto qualche giusto è giusto. Sì,
che bello! Ma come tale dovrei vivere segregato qui? No, aspetta, ma dove siamo? Nel mondo creato su Fortnite di The Witcher! Dovrei proteggerlo, caro! Cosa? Già! Ciao ciao, Wade! No, no, non ti libererai mai di me! Deadpool tornerò! Ah, me ne sono liberato, o almeno per ora. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete supportarmi. Mi raccomando che prima o poi arriveremo al milione, lo so. Non dimenticate, come al solito, di aggiungere il mio codice creature su Fortnite, Divano994, per supportarmi come creatore. Ovviamente gratis. E se volete supportarmi ancora di più, qua sotto in descrizione trovate il link per comprare il mio libro, è in vendita su Amazon e in tutte le librerie Mondadori. Bene, il video di oggi finisce ufficialmente qui. Noi ci vediamo come al solito tutti i giorni con un nuovo shorts, a volte anche due, dipende dalla giornata. E poi ci vediamo ovviamente il mercoledì e il venerdì con altri due nuovi video lunghi. Bella raga, ciao! Oh, bene, sono pronto. Un giorno non so quando tornerò. E speriamo ci sia anche una bella collaborazione.